mamma mia. Molto complimenti, un buon primo tempo, state vincendo 3-0. Cosa vi serve in questo secondo tempo per chiudere il match? Sperare che riusciamo a mantenere questa compattezza dietro, anche se siamo molto stanchi perché non giocavamo da parecchio. Loro fanno girare bene la palla, però dai, continuiamo così. Adesso mi devo alzare, se no ci vengo. Complimenti per il gol. Grazie. In bocca al lupo. Lepi. Amato, un brutto primo tempo, peccato per i tre gol, però dai, ci state mettendo l'impegno. Cosa vi serve in questo secondo tempo? Niente, un po' più di concentrazione, più possesso palla, cercare di far girare la palla, però la squadra oggi non è per niente a completo, da partire dal portiere, sperando di fare un secondo tempo un po' meglio e di cercare di fare almeno qualche gol. Noi... In bocca al lupo. Crepi. Buonasera, siamo qui nel post partita che ha visto affrontarsi Virgin Soccer contro New G. La partita è finita 6-0 per la New G, abbiamo qui dominato in campo Gentile e la squadra che proprio ci dà sconfitta. Pastore, oggi veramente una brutta giornata, non si è visto veramente niente, poi come hai detto prima mancavano parecchi elementi. No vabbè, ma praticamente mancavano tutti. Non voglio ridere. Il portiere soprattutto, oggi diciamo che non è stato molto all'altezza, però vabbè, la prestazione complessiva di tutta la squadra non è stata ottimale. Meritiamo di perdere questa partita. Complimenti agli avversari, sapevamo che eravamo forti. Vabbè, non c'è altro da dire sinceramente. Vuoi dedicare questo tempo in campo? No, nessuno, sinceramente. Bocca al lupo per il bravi raga. Gentile, complimenti, 4 gol da parte tua, diciamo che oggi è stata abbastanza facile, però diciamo noi rispettando l'avversario continuando a giocare e continuando a fare gol. Sì, abbiamo fatto una grande partita giocando concentrati fino all'inizio, perché spesso capita che entriamo un po' in ritardo in campo, invece no, oggi cioè, forse è la prima partita e quindi abbiamo giocato bene fino all'inizio. Eravamo pure più forti, secondo me siamo rimasti concentrati fino alla fine, non abbiamo neanche scuro, quindi un'ottima prestazione da parte di tutti, che sei giocatori in campo. Non potevamo iniziare meglio. Una dedica speciale? No, nessuna dedica speciale, comunque alla squadra, sperando che comunque possiamo continuare a vincere e andare lontano. Bocca al lupo per il proseguo, ciao ragazzi.